Eccoci qua di nuovo, buona domenica a tutti amici e amiche del titolo tv, in compagnia ovviamente di Erika Leone per un nuovo approfondimento televisivo. Ciao Erika buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti. Allora sì, eh, devo dire che eh, siamo a metà marzo, siamo veramente quasi al giro di boa perché fra un po' alcune cose eh, termineranno, eh, anche se ho visto, ho dato un po' un occhio. A quelli che sono stati a che è stata la presentazione dei palinsesti primaverili, perché adesso c'è questa scorporazione, scorporamento del, um, dei palinsesti, per cui in estate abbiamo la presentazione dei palinsesti come la haute couture, autunno inverno e poi abbiamo la presentazione dei uh, palinsesti primaverili E devo dire che ci sono comunque ancora alcune cose, quantomeno dal punto di vista di, di fiction ovviamente. Eh, che eh, prenderanno il via o che hanno appena preso il via, penso alla seconda stagione del commissario Ricciardi di cui eh, parleremo più, più avanti. Eh, Quest'anno devo dire se, se possiamo prima di cominciare fare un piccolo eh, recap. Possiamo dire che abbiamo avuto almeno fino qui e parlo di eh, Fiction Rai eh, molte nuove produzioni e poche eh, lunghe serialità già conosciute al pubblico eh, forse perché comunque eh, di lunghe serialità ne sono rimaste non tantissime. Ben poche, sì. Eh beh sì, siamo rimasti un po' orfani del commissario Montalbano, certo. sebbene ce l'ho propongano in tutte le salse adesso addirittura è stato proposto diciamo che quello è, è definito, 4K è definito l'usato sicuro no? <ride> sì però sta iniziando a logorarsi anche lui nonostante sia un usato sicuro eh, perché quest'inverno abbiamo visto eh, la messa in onda decantata come una novità e questa cosa mi ha fatto molto ridere dei, dei primi episodi di Montalvano, ma quelli degli 90, fine anni 90, restaurati in 4K Ultra HD, come se fosse la novità più importante dei palinsesti eh, Rai invernali. Però va bene, non è una novità. in 4K. Adesso poi faranno un altro lancio in 8K e sarà sempre una novità, ma è il K poi che cambia, no? Eh sì, esatto, esatto, è quello. Ehm, però diciamo che comunque abbiamo avuto anche delle, delle novità, anche nel campo dell'intrattenimento, anche Mediaset in realtà eh, si è aperto a qualcosa di nuovo o comunque la prosecuzione di un qualcosa di iniziato che, poi, che è nuovo, penso per esempio a Buongiorno Mamma o penso alla riproposizione eh, della, eh, di Michelle Hunziker sotto forma appunto di eh, padrona di casa di un programma di intrattenimento. Ma penso anche al tentativo di risollevare in qualche modo Rai 2 con l'introduzione di nuovi programmi, come per esempio Boomerissima, che è andato molto bene che io mi auguro, spero che insomma, sia poi un'avventura che proseguirà. Oppure non ne abbiamo parlato, vedremo se ne av avremo il tempo per farlo, del nuovo programma di Jeffy eh, Cucciari su Rai 3. Non dal giovedì sera, splendida cornice. Eh, insomma, ci sono state un po' di novità, anche banalmente ieri sera è terminato The Voice Kids che sicuramente avrà, eh, ormai è quasi certo, eh, potrà avere un proseguo mh, magari nei, nei prossimi anni, l'anno prossimo, in alternanza con The Voice Senior, perché eh, insomma, ha avuto un ottimo successo. Come mh, dicevo anche nel, insomma, nelle puntate passate, una delle grandi novità... Delle produzioni, soprattutto Rai, è quella di accorciare un po' la, la quantità degli, delle puntate delle serie tv. Eh, abbiamo visto che questa cosa ha giovato molto, per esempio, è una fiction un po' particolare, ma molto amata, come Fiori sopra l'inferno. Eh, Un'altra nuova fiction che ha adottato lo stesso metodo, di cui parliamo adesso, è Sei donne. Il mistero di Leila. Eh, allora, eh, protagoniste sono sei donne eh, che eh, intrecciano le loro vite passate eh, e passate presenti eh, con la scomparsa di una ragazza che si chiama Leila. Eh, protagonista è Maya Sanza che eh, interpreta il ruolo di un pubblico ministero eh, La fiction è ambientata, eh, ehm, è ambientata eh, a Taranto. Uh, quindi insomma abbiamo anche una location non così uh, usuale, come si suol dire, uh, e uh, appunto la storia ruota attorno alla ricerca di questa ragazza. Tra l'altro abbiamo anche insomma, uh, altri attori di contorno. Tra l'altro, abbastanza... io leggo anche, no? che lei è interpretato. Sì. sì. È una PM della Procura di Taranto originale sì. di Bari, quindi stiamo in ambiente in regione, proprio sì. tutta in regione. Sì sì, poi, sì, eh? sì, sì. sì, sì, anche se comunque lei è cresciuta A Roma. in una casa famiglia romana. Mm -hmm. e altri protagonisti sono Isabella Ferrari, eh, Alessio Vassallo, che vediamo proprio alle tue spalle, eh, e eh, anche Maurizio Lastrico. Che un grande pubblico direi uno conosce come il PM Nardi di Don Matteo, eh, ma poi insomma abbiamo anche altri, eh, altri attori molto bravi. Allora, mh, questa serie, secondo il mio modesto parere: allora, sono sei episodi da 50 minuti ciascuno, quindi tre puntate. Eh, Martedì andrà in non dall'ultima puntata. Eh, è una serie un po' particolare, eh, per quanto mi riguarda, non ha fatto presa su di me. Eh, L'ambientazione, nonostante eh, la meravigliosa location, risulta essere un po' appiattita. La serie di per sé è estremamente lenta. Eh, in alcuni tratti di difficile comprensione, anche proprio da un punto di vista uditivo. Veramente si fa, si fa molta fatica, ma in che a... senso? Cioè, per i toni si oppure si per il linguaggio? Mol... No, 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 banalmente eh, la recitazione, per quanto siano comunque attori molto bravi, risulta proprio di difficile comprensione di audio, cioè l'audio è pessimo. Eh, si fa fatica a capire di che cosa, sì. insomma, di che che cosa tra si tratta. Io tra l'altro volevo parlando. aggiungere la correlazione non di Maurizio vi. Lastrico che chi magari non sa chi è è quello che faceva il comico in rima Zegli. baciata toscana, Zelig. Sì. Eh? Assolutamente, sì, si sì, è bravissimo, è nato lì e poi ha avuto un esplouaio. Ancora oggi ricordo la bellissima eh, performance a Sanremo insieme a Marechia e la Giannetta sono stati bravissimi. Ah, ma quando eh, è un genio, uno è genio, basta, non c'è. È, 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 è un ligure fantastico. E, però dicevo che è una serie che non ha uh, spessore, possiamo dire. Eh, difficilmente la trama è stata costruita in un modo che eh, è di difficile comprensione, in generale. Eh, e risulta pesante, noiosa, lenta, e, no, e, e, e questa cosa non, non aiuta: cioè nel senso, puoi, fare, puoi raccontare anche qualcosa di, 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 eh, di insuperabile, ma se poi la trama è piatta e noiosa. Mh, il pubblico poi non, non reagisce come, come dovrebbe. Tant'è che la A prima che puntata, puntata stiamo alla seconda okay. e martedì c'è l'ultima. Eh, quindi diciamo che sotto questo punto di vista, ancora una volta, la brevità aiuterà questa serie. Perché la prima puntata non. Um, non, non, non abbiamo i dati d'ascolto come, come grafico, non li ho messi, ma perché, essendo appunto poche puntate, um, c'era davvero poco da, da, da dover parlare, ma la prima puntata non ha fatto una, diciamo, grandissima presa perché ve lo dico io eh, guardando qui dal mio database, ehm gli ascolti sono stati abbastanza diciamo non in linea con le serialità di, diciamo con le eh, aspettative no? assolutamente mm. no eh, tra l'altro appunto eh, vediamo se riusciamo a trovarlo ma non, non lo trovo eh, diciamo che eh, c'è stata una grande delusione da parte del pubblico proprio con riferimento a una trama che ha cioè, poco senso, forse anche un po' vista e rivista, c'è cioè questa ragazza che è scomparsa insieme al padre, che è appunto Maurizio, il patrigno, che è appunto Maurizio Lastrico, eh, e che eh, di fatto si cerca di trovare in tutti i modi attraverso i collegamenti con queste altre sei donne, perché alla fine le protagoniste sono le, le donne con a capo questa poliziotta, questo, pardon, questo pubblico ministero, tra l'altro con problemi di alcol a seguito della rottura con il proprio marito. Eh, una cosa un po' troppo cupa, un, viene definito un thriller, effettivamente sì, potrebbe anche essere considerato un thriller, però ehm, di una qualità nettamente inferiore rispetto a Fiori sopra l'inferno con Elena Sofriani di cui abbiamo parlato la settimana scorsa e sono riuscita a recuperare ti dico solo che la prima puntata in onda martedì eh, martedì 28 ha eh, mh, catalizzato il 15% di share e 2.776.000 telespettatori tenete a mente il dato perché poi quando vedremo le tabelle finali Uh, di riassuntive ci sarà anche il dato di settimana scorsa, quindi una prima puntata che è partita male. Vero che c'era uh, su Mediaset la, uh, il recupero della puntata di Buongiorno Mamma, non andata in onda il venerdì precedente, a seguito della morte di Costanzo, che però insomma. Aveva catalizzato il 18,4%. con Ma ah, quindi tu dici che i dati si rispecchiano ecco. per il fatto della, del compenso. della scarsa qualità e non della concorrenza. Sì, no, no, perché di solito no, ormai è un bel po' di anni che facciamo recensioni televisive con te, diciamo, è un bel po', è già, è passato già il decennio. Beh, quindi, sì. di conseguenza ci ha sempre abituato che più o meno i dati d'ascolto sono nella prima puntata medio-alti, più, più perché, eh, per una questione di curiosità. Eh, il problema è che già io stessa uh, ho iniziato a vacillare già dopo i primi 20 minuti. Poi non so, io credo che um, ecco, questa tra l'altro è stata paradossalmente una delle serie che non ha avuto l'anteprima su RaiPlay. E quindi okay. paradossalmente uno si aspettava qualcosa di più effettivamente, mentre in genere ha ragionamento e a logica le serie che ehm, hanno un'anteprima su Ray Play in teoria dovrebbero comunque, quantomeno nella prima puntata, non fare ascolti stratosferici. Invece sto notando che in realtà non è proprio così: nel senso che anche a fronte di un'anteprima, dei primi episodi su Ray Play, comunque eh, gli ascolti sono molto alti. Ma perché si Quindi... crea l'aspettativa? Insomma, poi nel trailer, sì, poi anche nel sì. mondo cinematografico, no? tu vedi un trailer, ovviamente vengono ritagliati le parti. Parti migliori o anche quelle che creano più aspettativa e suspense. A me è capitato in passato di andare a vedere delle pellicole che solo il trailer era quello buono, poi il resto erano veramente da mettersi nei mani nei capelli. Sì, no, diciamo che eh, la cosa che mi ha sorpreso è che comunque, insomma, questa serie è nata dalla penna di Ivan Cotroneo, quindi non proprio l'ultimo degli arrivati, eh, anche se eh, cioè, all'attivo a serie come eh, Una mamma imperfetta, Una grande famiglia, La compagnia del cigno, eh, che nella sua prima stagione ha fatto un SPUA, nella seconda un po' meno, però insomma mh, eh, qualcosa ha fatto. Sì, eh, per la precisione, da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Sì, sì. Sono in due, che evidentemente bisogna uh, vedere sì, un attimino due, come sono state divise. Cioè, sostanzialmente all'attivo, cioè Ivan Cotroneo è la penna di tutti i pazzi per amore. Quindi insomma è vero che aveva anche, ha l'attivo anche la penna di Sirene, che è proprio stata una delle produzioni eh, lux vide che non è proprio andata benissimo. È mm, uno pensato, è stato proprio un flop quello. Eh, insomma sembra quasi che ciclicamente qualcosa a Cotronio non esca bene. Ma mm, è proprio il taglio che è stato dato alla serie che non, eh, che, che, che non è adatto. A, a Rai 1 insomma è uscita male ma questo ovviamente è, è, un, è, un mio, è un mio parere come sempre insomma siamo qui a, a criticare ma come critica costruttiva e poi comunque ovviamente, come sempre come gusto, tutto quello che facciamo Senti, dove l'avresti vista come collocazione su quale delle Rai dei, delle tre reti Rai l'avresti vista più idonea ma forse su, su Rai 2 cioè, oddio, in realtà è difficile dare una collocazione, perché comunque eh, i, mh, le, gli attori protagonisti sono comunque attori di Rai 1, cioè facce e volti di Rai 1, da Rai 1. La trama mh, è forse un pochino più da Rai 2, però è anche vero che comunque eh, il target, non so se avrebbero accattato i giovani, cioè banalmente forse, Uh, quest, Rai, ehm, scusa, Rai Premium dovrebbe iniziare a pensare di produrre delle fiction di questo genere da piazzare lì ex novo perché ormai Rai, Pre Rai Premium è sempre stata e eh, sarà sempre la, il canale tematico delle fiction in replica o comunque dei programmi di Rai 1, di Rai 2 in replica su appunto Rai Premium. Ecco, forse questa se Rai Premium si aprisse alla, alla prima TV, questa sarebbe stata una fiction da Rai Premium. Da rai okay. sì. Io tra l'altro fammi spezzare una lancia, apro e chiudo, sì. brevissima una parentesi perché con, con il titolo insomma alla fine stiamo pubblicando molto rai documentari e l'ultimo su Dario Fo è stato veramente fenomenale. Beh sì, assolutamente non... Non è, ovviamente insomma sono canali tematici che giustamente ma poi fatti bene fatte veramente bene pellicole cioè se dei docu film che francamente ti riportano ti fanno conoscere a 360 gradi un personaggio no e... no ma assolutamente assolutamente ma giusto una breve eh... parentesi perché l'abbiamo pubblicati anche sul titolo.it quindi abbiamo annunciato no, no, la messa in onda e poi io di solito quando la... Eh, vengono pubblicate sul giornale eh, a sua volta me le vedo eh, perché poi giustamente so, d'altronde non le avrei, avrei pubblicate no se non avessi un certo interesse giustamente eh, cambiamo invece completamente argomento e parliamo di un attesissimo ritorno su Rai 1 non già, già la vedevamo da anni e anni a fianco a Carlo Conti a tale quale show ma la ritroviamo in no? un programma, un programma di intrattenimento tutto suo, sto parlando di Loretta Goggi con Benedetta Primavera. Allora, Ecco, sì, se nella prima parte, e io già mi sono letto un po' di recensioni, un po' di giudizi, di devo dire del che, eh, se nella prima parte tempo, della nostra puntata non siamo stati mica tanto no, leggeri. Devo dire che più passa il tempo, più mi trovo sempre, già lo ero prima, ma mi trovo sempre più d'accordo con i colleghi di TV Blog, eh, che saluto. Eh, eh, dunque, da dove cominciare? Allora, sulla carta tra l'altro ti dico, ti dico anche il titolo dell'articolo, Benedetta Primavera, uno show a Marcord dalla pretesa di essere moderno. Esattamente. Non è solo il titolo dell'articolo, sul TV Blog. È il titolo eh? dell'articolo dell scritto da, da TV Blog... Eh, ed effettivamente eh, diciamo che eh, sono un po' in difficoltà su questa cosa perché allora eh, doveva essere effettivamente un qualcosa di eh, innovativo, o meglio, doveva essere un grande ritorno di Doretta Goggi su, su Raiuno, 1 con un programma, un programma tutto suo. Eh, e appunto eh, i colleghi di TV Blog, in particolare eh, la, la, la penna è di, di Fabio Morasca, eh, ha raccontato, ha detto proprio appunto una Marcorda, appunto, dalla pretesa, rovinato dalla pretesa di essere, di essere moderno. E io mi trovo d'accordo. Perché mh, partiamo dalla struttura, eh, è stato registrato e già questo mozza le gambe, è un programma di intrattenimento. Uh, mozza le gambe perché è risultato tutto qua eh, eh, sono risultati dei pezzi piazzati insieme, incollati insieme uno dopo l'altro, ma scollegati tra di loro. Con la pretesa, appunto, come ha detto eh, il collega, di voler risultare moderno al passo con i tempi, mh, pur non essendogli richiesto. Cioè, sembrava la Greta Thunberg della televisione, per fare un attimino un paragone un po' eh, esagerato. Ehm, sicuramente lei non doveva essere un celebrativo, ma alla fine così è stato e così sarà. Sono quattro puntate, eh, tra l'altro, ne è andata in onda solo una. Eh, io ovviamente apprezzo il fatto che una persona eh, con una carriera alle spalle come Loretta Goggi eh, abbia voluto rimettersi in gioco ha oh, un per, talento alle... indiscutibile assolutamente, all'età di 72 anni eh, però è chiaro che quando vai a fare una cosa non dico che debba essere perfetta ma non deve avere tutte le sbavature che ha avuto questa, questo pro programma eh, per carità eh, Luca e Paolo sono nelle spalle bravissime abbiamo avuto degli ospiti come Amendola, la Francini la Parisi che anche qui fa parte del passato eh, però è risultato tutto eh, non sense anche eh, lasciami dire insomma un attimino non lo so non, non trovo il senso e poi la riuscita anche non, so, non è stata una delle migliori questa cosa dei duetti impossibili eh, duetti impossibili abbiamo per esempio ti faccio l'esempio di mietta che ha duettato con mia martini ma è stato un duetto dove avevamo la conduttrice seduta su una sedia mietta seduta sull'altra sedia che guardavano un rv un video dove i tecnici, eh, di, di, insomma, i, i tecnici grafici e quant'altro della RAI avevano praticamente unito un'esibizione di, di Mia Martini con un'esibizione fatta per l'occasione di Mietta, eh, cercando appunto di far sembrare il falso per il vero. Eh, e quindi facendo finta che quello fosse un duetto tra le due Beh, carità, abbastanza ardita come cosa eh. ardita eh, per carità sicuramente eh, da un punto di vista vocale abbastanza da pelle d'oca chiaramente perché stiamo parlando di due bravissime cantanti però la riuscita poi all'atto pratico insomma la, il, 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 mi chiedo il perché appunto questo che, 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 diceva, che diceva Fabio Morasca e che eh, in quale mi trovo d'accordo c'è cioè appunto questa Pretesa di modernità che poi è riuscita effettivamente male, ma, ma non soltanto questa. Pretesa di modernità, quanto... che come scrive lo stesso Moratta nell'articolo dice, che poi è uscita una cosa ma, ma, malinconica, e nostalgica. Insomma, esatto, conti, sì, no? sì, la diciamo modernità è... è come un revival di quello che tu dei, tempi, sì. dei bei tempi passati con dei protagonisti che sì. ci hanno segnato ecco, la nostra. Sì. Un po anche, ma anche la scelta degli, ospici, degli ospiti, cioè portare Bruno Vespa a raccontare quelle che erano le parole che eh, ehm, anni, insomma, tanti anni fa non potevano essere dette in televisione e quant'altro, sinceramente per far vedere come oggi invece possono essere dette, francamente l'ho trovata un po' senza senso. Ecco. Eh, devo dire che insomma mi aspettavo qualcosina di più, io non so se sia già stato tutto registrato o meno però insomma eh, ovviamente se, 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 se il pacchetto è già stato concluso c'è poco da fare se invece qualche puntata magari deve essere ancora registrata, magari si potrebbe un attimino correggere il tiro ma... Eh, eh, ma infatti la, in la hai, anticipato la mia hai anticipato praticamente la mia domanda no? eh, quando capitano queste situazioni qua cosa si fa? Si lascia un margine per poter registrare fai due puntate e poi la terza e la quarta dipende. vedi che come butta dipende. a volte si fa, a volte no dipende soprattutto da eh, magari eh, se il programma era previsto per un determinato periodo dell'anno e poi magari è slittato quindi il pacchetto è già, già concluso in, in questo caso specifico non ti so dire se è già tutto stato eh, registrato, temo e credo di sì eh, c'è un'ultima cosa di cui volevo parlare, le imitazioni Loretta Goggi è tornata a fare le imitazioni. Eh, Scuola no schese? Sì, assolutamente. Però devo dire che eh, ci ha abituato a qualcosa di meglio, quindi sì, ehm, però mi aspettavo qualcosa di, di più. Abbiamo visto Vabbè la von der Leyen, abbiamo visto la regina Elisabetta dall'aldilà, eh, già ci aveva un po' introdotto al ritorno delle imitazioni con il promo. Dove eh, avevamo un primo schermo un Guillermo Mariotto abbastanza sui generis, però credo che possa fare di più e eh, non lo so, mi ha un po' delusa e vedremo: vedremo se magari comunque anche nell'ambito di una registrazione già conclusa magari le cose sono state migliorate comunque nel corso delle puntate. Se vediamo velocemente chi ha vinto questa settimana possiamo vedere che è tornato eh, prepotente, c'è cioè posta per te. Eh, continua bene nella media, diciamo, non come altre fiction, ma comunque nella media la fiction resta con me. Jeff Vip, ehm, poi, poi, poi ne parliamo del Jeff Vip. Eh, appunto vediamo che eh, sì, eh, la seconda puntata di sei donne ha avuto un 17,4% quindi è salita un po' e anche di spettatori ma comunque sono spettatori molto bassi rispetto alla, eh, alla media al trend di, di Rai 1 quindi insomma non è, non è assolutamente soddisfacente se invece vediamo appunto la, la top 10 Possiamo vedere come eh, Rai 1 ovviamente comunque pad padroneggi con prodotti che hanno avuto insomma, più spettatori nel corso della settimana avevo eh, detto poi del GFVIP ne parliamo, il GFVIP ha vinto la serata con il 22,5% ma ha avuto come vedete un 2.915.000 spettatori guardate qual era il suo competitor proprio a farvi capire che lo share forse dovrebbe un attimino essere un po' rivalutato era il commissario ricciardi guardate da soli lo stacco e la differenza di, di punti percentuali dove veramente è un punto percentuale di differenza e meno del commissario Ciani ma guardate quanti spettatori in più c'erano davanti alla televisione eh, quindi è dimostrazione che quando si dice che un prodotto ha vinto ha vinto ha vinto la serata sì l'ha vinta però guardiamo i dati nel suo complesso i dati nel loro complesso e per il resto vi rimando al nostro articolo un po' più dettagliato che fa un focus anche sul daytime di cui noi non parliamo quasi mai per questioni di tempo. Ma sì, perché poi alla fine dei conti non vogliamo stancare, però insomma, il nostro format, <coughs> scusate, dipende da poi da, dalle tematiche perché noi portiamo dai 20-25, ma ci sono delle puntate in cui facciamo 30 minuti perché abbiamo tanto da dire e, e d'altronde. Non vogliamo stare agli standard dei video di 30 secondi. Che, francamente, fai, fai fatica anche solo a mandare la, la, la sigla. Io ti ringrazio, ti auguro una Grazie buona domenica. Ci vediamo la prossima buona settimana, settimana. La prossima settimana sì. E una buona settimana, un buon fine settimana, settimana a tutti i nostri telespettatori. Grazie ancora. Ciao, alla prossima.